Buonasera, benvenuti e benvenuti alla seconda edizione del TG6. Sono scesi in piazza chiedendo dignità per le persone che soffrono di malattie mentali sotto la sede dell'assessorato regionale alla sanità. Familiari, associazioni e sindacati si sono uniti per la costituzione della consulta per la salute mentale. Stefano Recanati. L'istituzione della consulta per la salute mentale. Per questo motivo sono scesi in piazza i rappresentanti dell'Osservatorio regionale della salute mentale chiedendo, sotto la sede dell'assessorato alla salute della regione Abruzzo, un sistema di cura in linea con le raccomandazioni OMS europee e nazionali. Noi chiediamo attenzione per chi soffre di salute mentale, per le loro famiglie. Chiediamo attenzione per i centri di salute mentale pubblici che hanno pochissime risorse e grazie a bravi operatori riescono anche a fare molte cose, però poi ovviamente stentano le loro attività. Il piano sanitario regionale 2008-2010 prevede già la costituzione della consulta, per cui è previsto al suo interno anche la figura dell'assessorato al sociale. Ci aspireremmo come cittadini affinché ci fosse un unico assessore alla sanità e al sociale. Invece ancora, se ci sono due assessori diversi, due uffici regionali diversi, fondi diversi, ma insomma, i nostri ragazzi quando avranno veramente un progetto sociale vero? La pandemia purtroppo ha amplificato i problemi legati a questa malattia, coinvolgendo anche tantissimi giovani. Abbiamo studiato anche noi questi dati e sono veramente, veramente allarmanti. L'età media si è abbassata e le risposte continuano a non essere adeguate alla fascia d'età e alla tipologia di problematiche emergenti purtroppo. A Dardamanforte anche i rappresentanti regionali di CGIL, CISL e UIL. Attraverso questo osservatorio che la sanità, l'assessore regionale, la giunta regionale prendano degli impegni ben precisi per dare dei servizi utili a far sì che la vita quotidiana di queste persone la si possa vivere nel modo più normale possibile. Innanzitutto dal cominciare a investire sulla salute mentale e quindi sulle strutture delle ASL che si occupano di questo problema. Poi cominciare a ragionare anche su quale può essere per esempio l'inserimento lavorativo di molte persone che hanno disagio mentale, come strutturare delle leggi regionali che possano consentire il diritto anche al lavoro di questi soggetti, come aiutare le comunità, le persone e i familiari che loro malgrado devono occuparsi di salute mentale e di disagio magari dei loro cari. Proseguiamo con il bollettino Covid. Quest'oggi sono 243 i nuovi casi accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 4.651 tamponi molecolari. Il risultato positivo è il 5,22% dei campioni. In lieve aumento i ricoveri complessivi, anche se diminuiscono sensibilmente quelli in terapia intensiva. Si registrano 4 decessi recenti e il dato più alto dalla prima metà di giugno ad oggi. Il bilancio delle vittime sale a 2.595. I 4 decessi riguardano persone d'età compresa tra 77 e 91 anni, 2 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Chieti e 1 in provincia di Teramo. Quest'oggi invece i guariti sono 188. I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 e 92 anni, di questi 47 sono residenti in provincia dell'Aquila, 97 in quella di Chieti, 51 in quella di Pescara e 49 in quella di Teramo. E a proposito delle ospedalizzazioni, gli attualmente positivi complessivamente nella nostra regione sono 4.231, 51 in più rispetto a ieri, e di questi 109 pazienti, 5 in più rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica, mentre 6, 3 in meno rispetto a ieri, sono quelli in terapia intensiva, e 4.116, 49 in più rispetto a ieri, sono quelli in isolamento domiciliare. Alla luce dei dati odierni, in Abruzzo scende al 3% il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva, mentre quello relativo all'area non critica è fermo all'8%, a fronte di soglie d'allarme rispettivamente del 10% e del 15%. L'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti invece è stabile a 106. A livello territoriale i numeri più alti continuano ad essere quelli del Teramano, dove l'incidenza è a 143. Segue il Chietino, fino a pochi giorni fa territorio con i numeri più bassi. Il territorio continua a peggiorare e l'incidenza dei contagi sale a 114, poi ci sono il Pescarese che con 99 mostra i primi segnali di miglioramento e l'Aquilano con 58 casi per 100.000 abitanti.
E ora la politica, dopo i contrasti con il suo partito Fratelli d'Italia, Fabrizio Rapposelli si sfila per riapprodare dopo alcuni anni in Forza Italia. Il passaggio ha scatenato problemi all'interno del partito della Meloni, che ora resta con un solo consigliere e due assessori al comune di Pescara, dove Rapposelli era capogruppo. Vedute diverse e contrasti nell'ultimo periodo, vedi la vicenda Viale Marconi, hanno portato Fabrizio Rapposelli, capogruppo e presidente della Commissione Attività Produttive al Comune di Pescara, a lasciare Fratelli d'Italia per tornare in Forza Italia. Dopo due anni e qualche mese rientro a Forza Italia con lo spirito di sempre, cioè quello di apportare un pizzico di esperienza e tante idee per tutte le deleghe, insomma, che io tratto con la presidenza della mia commissione commercio, attività produttive, edilizia scolastica e pubblica istruzione, sperando di poter dare il solito apporto. Io credo che loro mi conoscono bene da tantissimo tempo, da quando ero consigliere di opposizione in provincia, da quando sono stato vicepresidente della provincia e assessore all'edilizia scolastica, insomma sanno come ho sempre operato, e la presenza del presidente del consiglio regionale, la presidenza di tutti gli assessori di Forza Italia, di tutto quanto il gruppo di Forza Italia compatto e coeso, capeggiato dal capogruppo Renzetti, la cosa non può che farmi piacere. Il passaggio è stato ufficializzato questa mattina alla presenza del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il quale ha lanciato un messaggio chiaro alle forze alleate per quanto riguarda i rimpasti di giunta e le elezioni provinciali. Noi come sempre portiamo unità, coesione, condivisione, discussione, tanti risultati e soprattutto tanti voti diretti o ponderati. Noi pretendiamo solo di essere rispettati per quello che valiamo e quello che diamo, non abbiamo particolari pretese, d'altronde noi abbiamo il sindaco a Pescara, spetta a lui determinare eventuali sistemazioni della giunta che dopo, che a metà mandato, sono quasi naturali. No, noi abbiamo scelto liberamente di sostenere Ottavio De Martinis, altrimenti non avremmo raccolto per lui più della metà delle firme che gli erano necessarie, e viceversa, anche se io non posso affermare la controprova, senza questo nostro aiuto non so se avrebbe avuto le firme per potersi presentare, perché la legge delle provinciali, la legge elettorale è vero che dà un grande voto ponderato ai consiglieri comunali dei grandi centri, ma per il presidente prescrive un grande numero di firme che senza i piccoli centri appunto non si possono rintracciare. E sì, certamente noi abbiamo fatto questa scelta, ci attendiamo che questo nostro oggetto di rispetto sia ricambiato nei confronti del sindaco di Pescara e delle dinamiche che riguardano l'amministrazione comunale di Pescara. Sindaci ed ex amministratori hanno dato vita a un nuovo spazio civico, si chiama Polis 305, e la presentazione è avvenuta stamani all'Aquila nella sede del Consiglio regionale. Andrea Costantini. Si chiama Polis 305, il nuovo movimento politico di ispirazione civica lanciato stamani all'Aquila da quattro amministratori ed ex amministratori, espressione delle quattro province abruzzesi. Ci sono gli ex sindaci di Pescara e Francavilla al Mare, Marco Alessandrini e Antonio Luciani, il sindaco di Teramo e presidente di Anci Abruzzo, Gianguido D'Alberto, e il consigliere regionale Americo Di Benedetto, già candidato sindaco dell'Aquila. Polis come luogo di confronto, campo fertile di idee nel quale innescare il processo virtuoso di crescita. 305 come il numero dei comuni abruzzesi. Questo progetto mira a creare uno spazio civico importante a livello regionale che si occuperà di realtà territoriali e darà voce a tutti quegli amministratori che non trovano il loro spazio all'interno dei partiti tradizionali. Secondo noi i partiti tradizionali non stanno operando bene in questo senso, e noi intendiamo invece sopperire a questa mancanza, andare a occupare quello spazio di centrosinistra e non solo. Certo, lottiamo i populismi, lottiamo contro le destre, però c'è un'ampia convergenza per i moderati, c'è un ampio spazio per i moderati per poter far ascoltare la loro voce a tutti. Il civismo non può essere mai
politicamente neutro. Il civismo deve essere connotato politicamente, si deve fondare su valori e su principi chiari che poi si traducono in azione politica e in attività amministrativa. Un civismo buono per tutte le stagioni e per tutti i perimetri è solo un'operazione di convenienza e di opportunismo. E, insomma, le iniziative a cui spesso assistiamo sono solo iniziative di ricollocazione politica, di riposizionamento. La nostra è altro, la nostra è apertura, apertura al territorio. E l'idea è di creare un contenitore aperto, slegato da logiche partitiche, in cui si possa ambire a generare valore pubblico, perché la sfida dell'amministrazione pubblica è proprio questa. Non esistono soluzioni semplici a problemi complessi, esiste la buona volontà degli uomini e delle donne che sono disposte a immergere nelle mani del fango, mantenendole sempre pulite, in vista appunto di questa sfida così importante che è l'amministrazione della cosa pubblica. E vogliamo creare insieme ad altri una prospettiva importante che sia dedita alla qualità, al buon governo, alla capacità di stare dentro i problemi, a declinarli partendo dal basso, affrontando le varie sfide di volta in volta, per poter costruire un percorso, mi auguro, che sia differente da qui a qualche anno e che possa vedere anche un'inversione di tendenze di governo nella nostra regione. Si è svolto questa mattina a Teramo un incontro tra il sistema imprenditoriale di Teramo e L'Aquila, i rappresentanti della Repubblica di Moldova o Moldavia, che dir si voglia. L'iniziativa è stata promossa dalla Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia, che conta circa 80.000 aziende teramane e aquilane, che punta al consolidamento di rapporti commerciali con l'Est Europa. Il servizio è di Tania Bonici Castelli. Su impulso della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia, che raggruppa 80.000 aziende teramane e aquilane, si è svolto a Teramo un incontro con una delegazione dell'Ambasciata della Repubblica di Moldova. La finalità dell'iniziativa è di consolidare i rapporti istituzionali e commerciali tra il sistema economico abruzzese e la Moldova. Investire in Moldova perché il Moldova è un paese non di confine, ma è un paese molto importante e strategico per quanto riguarda l'Europa verso i paesi che vanno oltre la Moldova. Abbiamo delle zone franche dove è possibile operare e avere rapporti con i paesi, io parlo della Russia, ma insomma dalla Moldova in poi. È interessante perché ci sono delle opportunità notevoli sia dal punto di vista fiscale, diciamo così, che dal punto di vista proprio operativo. Come si può concretizzare questa sinergia con questo paese? Abbiamo ricevuto con grande entusiasmo l'ambasciatore della Moldova qui in Camera di Commercio proprio per verificare insieme se ci sono punti di interesse, punti di sviluppo, per cui ascolteremo con grande attenzione tutti i plus di questo Stato, vediamo anche con il nostro sistema produttivo se ci possono essere degli interscambi e quindi credo che faremo un po' il nostro mestiere, che è quello di creare appunto link interessanti per lo sviluppo economico del nostro territorio. All'incontro, che si è svolto nella storica sede teramana della Camera di Commercio di Via Savini, sono intervenute le istituzioni locali e i rappresentanti del sistema imprenditoriale di Teramo e dell'Aquila. Presente anche l'ambasciatore della Moldova, Anatolij Urecheanu, che ha annunciato grandi opportunità di sviluppo economico per le imprese abruzzesi in terra moldava. A cosa siete realmente interessati per quanto riguarda la produzione abruzzese e marchigiana? Vedeți, dumneavoastră, suntem interesați ca să dezvoltăm o cooperare concretă. Da? Noi siamo interesate, e ambasciatore dice che posso fare conclusione, sintesi di alcune aree di interesse, alcune aree di cooperazione, produzione. Dopo questa presentazione, quando avremo anche l'opinione e le suggestioni di imprenditori che sono presenti a questo convegno sarà la possibilità, darà la possibilità di fissare contatti, di rilanciare la collaborazione e di organizzare in futuro missioni d'affari. Voltiamo pagina, trascorreranno 24 ore in vasca con un solo scopo, quello di devolvere il ricavato di questo evento che si svolgerà a Pescara alla Casa di Cristina. Scopriamo di più nel servizio.
Torna dopo lo stop forzato causa pandemia la 24 ore di nuoto, la maratona di solidarietà organizzata dal Club Acquatico Pescara, che si svolgerà sabato e domenica prossimi presso la piscina provinciale di Pescara. Finalmente si torna a 24 ore di nuoto, una maratona di solidarietà che si terrà sabato 24 dicembre fino a domenica 5 dicembre. L'amministrazione comunale è davvero contenta e soddisfatta di supportare questa splendida iniziativa. È una nuotata praticamente per 24 ore continuative, dove noi ospitiamo tutti i cittadini di Pescara, tutti gli agonisti, tutti quelli che hanno a che fare col mondo natatorio, e li invitiamo a unire lo sport e la beneficenza con una piccola versamento a favore di uno scopo sociale, quindi uniamo questi due aspetti sociali. La manifestazione ha finalità benefiche, con il ricavato delle iscrizioni che sarà devoluto all'associazione La Casa di Cristina. La Casa di Cristina Ollus nasce nel 2011 per volontà di 4 studenti universitari che hanno voluto dedicare il proprio tempo ai ragazzi come loro, e quindi ne comprendevano le difficoltà nella crescita, soprattutto quando si è giovani, insomma. E adesso si trova a Montesilvano, è un centro diurno socioassistenziale per ragazzi disabili. Abbiamo ricevuto l'anno scorso proprio questo riconoscimento dalla ASL e ci occupiamo del tempo libero di questi ragazzi, quindi li impegniamo con tanti laboratori formativi, ludici. L'importante è che stiano insieme e che possano vivere la loro quotidianità felici e come tutti gli altri ragazzi. E ora lo sport con il calcio di Serie C. La fiducia della società del Pescara nei confronti dell'allenatore Auteri è agli sgoccioli. Il DS Matteassi ha contattato Massimo Oddo, che potrebbe tornare così sulla panchina del Pescara in caso di mancata vittoria a Grosseto, ma un eventuale ritorno del campione del mondo del 2006 potrebbe anche riaprire alcune vecchie ferite. Vediamo. Visto che devo andare via, non prenderò più alcuna decisione. Così si è polemicamente espresso il presidente Daniele Sebastiani nel dopo Pescara Lucchese, partita nella quale è riesplosa la contestazione ai danni del massimo dirigente biancazzurro. Eppure, proprio domenica, a poche ore da quelle parole, qualcosa è accaduto, visto che il direttore sportivo Luca Matteassi ha contattato Massimo Oddo. Intanto questo è il segnale che la fiducia nei confronti di Auteri si è praticamente esaurita. A Grosseto o la squadra fa risultato pieno, oppure il tecnico di Floridia potrebbe lasciare. E il condizionale è d'obbligo, perché tutti i tasselli devono andare al loro posto. Massimo Oddo è ancora sotto contratto dopo il biennale sottoscritto a fine agosto 2020, e poiché avere tre allenatori a libro paga è un lusso che il Pescara non può permettersi, ecco che la prima alternativa è proprio il tecnico pescarese, artefice dell'ultima promozione in Serie A, ma altresì esonerato 12 mesi fa con un bottino di 4 punti in 9 partite nello scorso campionato di B. Di nomi ne sono circolati molti in questi giorni, tra questi Vincenzo Vivarini, che ha appena firmato col Catanzaro, ma i vari Pillon, Zauri, Toscano sarebbero soluzioni credibili solo in caso di rifiuto di Oddo di tornare sulla panchina biancazzurra. Il primo sondaggio di Oddo ha invece appurato la disponibilità dello stesso a tornare in panchina. Qui poi si porrebbero altre questioni. Il campione del mondo del 2006 ritroverebbe il preparatore Ermanno Ciotti, ma allo stato non avrebbe con sé i suoi principali collaboratori, rimasti senza contratto. La loro presenza potrebbe creare un'eventuale posizione di attrito con la società. Peraltro, nel gruppo lo stesso Oddo ritroverebbe calciatori con cui vi sono stati problemi lo scorso anno, su tutti Ledian Memushai e Cristian Galano. Insomma, un bel ginepraio per il presidente Sebastiani e il DS Matteassi, perché se con Auteri il Pescara non cambia marcia, intervenire sarà un obbligo, ma le scelte sono legate alla volontà e alle condizioni di Oddo per tornare sulla panchina del Delfino. Intanto la squadra continua a lavorare in vista di Grosseto, oggi doppia seduta, per un Pescara che allo Zecchini sarà privo degli squalificati Drudi e Rizzo, quest'ultimo stangato dal giudice sportivo. 4 giornate, arrivederci al 2022 e nessun ricorso da parte della società. Auteri pronto a confermare il 3-4-3 contro i Maremmani, penultimi in classifica, mai vittoriosi in casa in campionato, ma rilanciati dalla vittoria di Siena, che ha portato grande entusiasmo alla squadra di Magrini.
Situazione intricata fuori dal campo per il Teramo dopo la vicenda che ha riguardato i fratelli Ciaccia con l'avvocato ed esperto di diritto sportivo Flavia Tortorella. Durante la trasmissione Pro Teramo abbiamo provato a disegnare i possibili scenari che passano soprattutto dal parere della commissione FIGC relativo ai criteri di onorabilità e sostenibilità finanziaria della documentazione presentata al momento del passaggio delle quote da Iachini alla nuova proprietà. Io posso immaginare che nel momento in cui è stata depositata la documentazione attinente alla procedura di acquisizione delle quote ci siano sia i requisiti di onorabilità che quelli di sostenibilità finanziaria, e quindi laddove la commissione dovesse, a mio sommesso avviso, decidere sulla base della documentazione pervenuta a quella data senza farsi condizionare dagli eventi successivi che sono occorsi al momento del deposito, ci sarà un benestare e quindi, ripeto, la società potrà andare avanti con il socio di minoranza e con l'amministratore, che naturalmente dovrà conservare il bene nel suo maggior sviluppo possibile, e quindi si potrà andare avanti serenamente. E invece è molto più complessa la situazione laddove la commissione ritenesse di dover assegnare a questo evento sopravvenuto una validità che intacca la solidità finanziaria del club. A quel punto la commissione potrebbe dare un esito negativo, soprattutto su quello che concerne i requisiti di onorabilità e di sostenibilità finanziaria, per cui il Presidente federale a quel punto dovrà notificare un provvedimento nel quale fa presente che non sono stati adempiuti o che non si ritengono integrati gli adempimenti per l'attestazione della presenza dei requisiti di onorabilità e di sostenibilità finanziaria, e a quel punto si potrebbe aprire un procedimento disciplinare, un primo procedimento disciplinare in ordine a questa presunta assenza o assenza dei requisiti. Certo è che per quanto riguarda il mercato si potrebbe, ma il condizionale d'obbligo, parlare di operazioni straordinarie. Non so quanto straordinarie possano essere qualificate le operazioni di mercato di una società sportiva, quindi è ovvio che in questo ci addentriamo in un campo molto sottile che, come sempre, mette a confronto, apre una finestra di confronto tra l'ordinamento dello Stato e l'ordinamento sportivo, perché non è una situazione come tutte le altre. Cioè, il sequestro di quote di una società sportiva deve necessariamente fare i conti con la partecipazione di quelle quote ad un ordinamento sezionale, che è quello sportivo, che ha delle proprie regole, delle proprie norme, delle proprie consuetudini, per cui il mercato per noi non è una cosa straordinaria, forse lo è per l'ordinamento sportivo, per l'ordinamento dello Stato, ma non lo è per l'ordinamento sportivo. Norme alla mano, io le dovrei rispondere che rischia l'esclusione dal campionato laddove ci dovesse essere una sentenza di condanna sulla base dei criteri di onorabilità e di solidità finanziaria, nel momento in cui non si rispetta quel termine di 30 giorni per la dismissione della partecipazione, che abbiamo detto ha un elemento ostativo che è un provvedimento dello Stato. Per quanto riguarda la mia esperienza personale, ritengo che, se gestita nel miglior modo possibile, naturalmente due procedimenti disciplinari di stampo sportivo non sono proprio una passeggiata, ma se gestiti nel miglior modo possibile, secondo me il Teramo può serenamente pensare di terminare il campionato di competenza senza alcuna conseguenza. Serie D, una rete di Maio nella ripresa permette al Notaresco di vincere il recupero dell'ottava giornata di campionato contro il Matese. Con questi tre punti i rossoblù salgono a quota 20 in classifica, aspettando di recuperare a gennaio l'altro match con il Castelfidardo. Jacopo Forcella. Valeria.
Parenti crea, ma alla fine è Maio a regalare 3 punti determinanti al Notaresco. Il recupero dell'8ª giornata del Girone F si tinge di rosso-blu e lo fa grazie al lob del numero 9. In una partita appiccicosa, più dura del previsto quella col Matese, ma che comunque proietta la squadra di Massimo Epifani a 20 punti in classifica e con un match ancora da recuperare. Il tecnico di casa non recupera invece Marchionni, l'esterno non va nemmeno in panchina ed è sostituito dal giovane Bana sulla corsia mancina d'attacco. In mezzo al campo c'è Bruno, mentre Urbano dalla parte opposta non ha l'argentino Alfageme. Avvio al piccolo trotto, il Notaresco colleziona corner che rendono poco. Valenti al quarto d'ora tenta il gol olimpico, ma Martino ci mette i guantoni. L'11 di casa batte prevalentemente la corsia di destra, proprio dove c'è quel Valenti, in grado di portare scompiglio nella retroguardia campana. Come al 22esimo, quando trova Pesci al centro dell'area di rigore, girata sulla quale si immola Fabiano. Epifani perde Scimia per un problema fisico, al suo posto Massetti, ma è sempre Valenti, l'uomo a cui si aggrappano i padroni di casa, come al 36esimo quando conclude una serpentina in area con un diagonale che sfiora il palo alla destra di Martino. Epifani toglie Bana per Blando nell'intervallo e alza Massetti sulla linea dei tre d'attacco col Notaresco che pianta le tende nella tre quarti campana. Al 58esimo è Frederick a pennellare da sinistra, Maio si libera della marcatura, ma al suo colpo di testa manca un pizzico di precisione, esattamente come quella 8 giri di lancette più tardi di Bruno, servito da un piazzato tagliato di Valenti in area. Ci vorrebbe un episodio per scardinare la retroguardia del Matese e ad un quarto d'ora dal termine Maio è l'unico a credere al lancio verticale di Massetti, Martino e Congiu chiudono male e il lob dell'attaccante sblocca un match complicatissimo per il Notaresco. Trovato l'1-0, il solito Valenti, partita nella quale canta e porta la croce, potrebbe mandarla agli archivi con il piazzato mancino stupendo che meriterebbe miglior sorte di un incrocio dei pali che strozza l'urlo del Savini. La reazione a questo punto obbligata della squadra di Urbano, espulso dalla panchina nel corso della ripresa, si sostanzia nella testata di Ricci servito col contagiri da Iannetta. Il Valenti show però non è terminato, a 6 dal 90esimo fa tutto da solo e scarica la conclusione liftata che Martino disinnesca in tuffo. Nel finale la reazione di Massetti a tempo scaduto costa al centrocampista un rosso diretto che lo costringerà ad essere fuori causa a Tolentino. Il Notaresco trema al minuto 94 causa stoccata di poco fuori di setola, ma porta a casa 3 punti fondamentali per la rincorsa alla vetta della graduatoria. Vittoria difficile, perché quando trovi una squadra che si chiude tutta dentro la metà campo non è mai semplice. Noi siamo stati bravi, abbiamo avuto una grande circolazione di palla, abbiamo sempre cercato di giocare ed entrare dentro le linee facendo quello che facciamo sempre, che vogliamo fare sempre. L'abbiamo fatto tecnicamente bene e dovevamo essere un po' più cattivi in delle situazioni in area di rigore dove sono passate delle palle e dei tiri che abbiamo stoppato invece di tirare, però poi abbiamo fatto gol. Credo che il gol oggi ha un significato importante per la gara, per i 90 minuti dove la squadra ha fatto veramente bene, ha meritato di vincere, è stata brava anche nelle marcature preventive, nelle transizioni negative. Oggi abbiamo fatto una grande partita, sono contento, nonostante avevamo ancora difficoltà. Secondo me era una palla che poteva essere letta meglio, però noi sapevamo che non dovevamo assolutamente sbagliare nulla, perché davanti questa è una squadra che ha un grandissimo potenziale e forse, diciamo, nell'unica occasione dove abbiamo sbagliato loro hanno avuto l'occasione per farci gol. Poi mi sembra che abbiano preso un legno sul calcio piazzato, ma questa era anche una caratteristica positiva che noi conoscevamo di questa squadra. Noi abbiamo fatto la partita che potevamo fare, che dovevamo fare, partita corta, cercando di lasciargli meno spazio possibile, e se avevamo la forza, non ne abbiamo avuta tanta onestamente, dovevamo anche ripartire. Era l'ultima notizia, prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Pallavolè di Sergio Zappalorto, l'informazione invece tornerà come sempre alle ore 23 con il TG6 della notte. Grazie e buona serata.